Salve a tutti ragazzi, qui Spartano 117 e benvenuti qui su Destiny. Quest'oggi parleremo del crogiolo, della modalità PvP multiplayer, come la vogliate definire, presente in Destiny. Dopo averlo provato, il mio pensiero non è assolutamente cambiato da quello che avevo nella beta. Mi piace veramente molto come modalità, come è strutturata questa componente del titolo, che seppure non è la modalità principale, non è la componente più importante di Destiny, riesce comunque a essere davvero molto valida. Già a partire dalla beta io mi trovavo bene per come era strutturato, ma soltanto in questi giorni pensandoci ho capito del perché effettivamente a me piaccia giocarci. Il motivo è molto semplice, assomiglia molto alla componente che era presente in Halo, assomiglia molto al multiplayer di Halo stesso. E no, non è un insulto del tipo assomiglia ad Halo o cose stupide di questo genere, ma più che altro un elogio a Bungie stessa per il semplice motivo che hanno preso una componente FPS, una componente multiplayer, uno schema base che era presente in Halo e che aveva già fatto successo con Halo. Uno schema base che negli anni passati, soprattutto nei primi Halo, parliamo di Halo 1, 2, 3 se proprio vogliamo considerarlo, aveva fatto innamorare tantissimi giocatori perché era molto semplice come schema di base, ma funzionale. Era una struttura come FPS e come componente multiplayer di un videogame molto valida, molto solida e apprezzata dai giocatori. E hanno fatto bene a riprenderla praticamente invariata, senza invece rischiare di crearne una nuova che potesse fallire facilmente. Adesso che è uscito anche il gioco vero e proprio, comunque riesco a farmi anche un'idea migliore di come entra la componente PvP nel gioco stesso. All'inizio il gioco non è una componente tanto influente, tanto incisiva sul gioco stesso, perché siamo un equipaggiamento abbastanza di merda, ma comunque le modalità disponibili, diciamo, bilanciano i giocatori, non importa il livello, non importa il danno delle armi, l'armatura che sia, se tutti allo stesso livello, un fucile a pompa per esempio, che abbia 20, che abbia 110 danno, farà lo stesso danno per tutti. E servono per essere come modalità di base, diciamo, per non avvantaggiare appunto chi ha giocato più tempo, chi ha avuto più fortuna negli equipaggiamenti. Ci sono altre due modalità su quattro che io non ho ancora trovato, che non posso neanche selezionare, che presumo si sbloccheranno dal livello 20 in poi, che appunto daranno un vantaggio migliore a chi ha giocato di più al single player, a quella che è la storia, la componente MMO invece del gioco, e quindi chi ha un equipaggiamento migliore, chi ha delle armi migliori, tutti fattori di questo tipo. In parole povere, se uno estraneo al gioco, se uno che vuole prendere il gioco stesso mi chiedesse come è strutturato il PvP, il multiplayer, io direi semplicemente: ma guarda, all'inizio serve giusto per fare un po' di esperienza, ti diverti come un classico PvP, come un classico multiplayer, giochi come se fosse un normalissimo 6v6, presente in praticamente il 90% degli altri titoli e non c'è nulla che cambia. Certo, ovviamente tu in partita hai tutto il tuo equipaggiamento, puoi cambiarti arma principale, arma secondaria senza doverle cercare in giro, dovrai trovare invece le munizioni per poterle utilizzare, ma niente più. Mentre quando si sarà ai livelli più alti, livello 20 e 29, dal 20 al 29 si intende, sarà l'equipaggiamento a contare. Quindi diciamo che all'inizio serve semplicemente per giocare a svago, poi sia chiaro, anche più avanti lo potete giocare a svago, però penso che uno, dopo essersi fatto tutta la campagna, aver fatto tutti i dungeon, i raid, gli assalti, i cazzi e mazzi vari, avere un certo equipaggiamento, voglia anche mettersi alla prova in un certo senso. Quindi potrà essere anche messo nelle condizioni di sfidare altri giocatori allo stesso livello e non e mettere alla prova il proprio equipaggiamento, quanto è valsa la pena giocare in single player, quanto il suo nerdaggio estremo sia effettivamente servito per fare lo sborone nel multiplayer, detto terra terra. Ci tengo anche a sottolineare che quelle che sto facendo sono soltanto supposizioni. So come funziona all'inizio, c'è una e poi due modalità disponibili, si sbloccano pochi livelli di differenza, mi pare, in cui c'è scritto chiaramente che c'è un bilanciamento delle abilità del giocatore o cose del genere, e questo fa riferimento al danno delle armi, ai propri poteri, a determinati cazzi, mazzi vari, cose di questo genere. Ma ci sono altre due modalità che io non ho idea di quali siano, di come siano strutturate, perché comunque anche rispetto alla beta, nella beta le modalità erano 6 ed erano strutturate diversamente. Qui disponibili ce ne sono 4, mi pare. Magari mi sto confondendo, però ce ne sono soltanto 4 e già le due presenti io le vedo diverse. E presumo che le altre due non abbiano il bilanciamento e siano fatte perché arriva il late game, a livello magari massimo, comunque negli ultimi livelli, e contino anche le abilità del giocatore, come si è costruito la classe, come costruito intendo quale abilità decide di utilizzare, quale set di abilità stesse decide di utilizzare, le armi, i danni del fuoco, del vuoto, del gelo e cose di questo genere. Queste sono soltanto supposizioni, perché ovviamente io non posso saperlo, non posso esserci arrivato e non lo posso sapere. Quindi, se così non fosse, vi prego, capiate il fatto che io lo sto presupponendo. In caso contrario, semplicemente tutte le modalità si bilanceranno, viene considerato come FPS normalissimo, con l'unica variante che tu puoi cambiare le armi a disposizione tra quelle che è nel tuo inventario, perché il personaggio sarà tu, quindi tranquillamente puoi passare da un DMR a un DMR,
BR ha un automatico, ha una revolver senza doverle cercare sulla mappa, mentre le armi secondarie, quelle speciali, diciamo fucile a pompa, fucili di precisione e così via, dovrete raccogliere anche le munizioni, esattamente come quelle pesanti, lanciarazzi, mitragliatrici, che però saranno ben più rare da reperire. E da caratteristiche proprio come quelle appena citate, si capisce quanto il gioco in ogni caso sia incentrato sulla componente MMO. Quella del multiplayer è secondaria, è facoltativa e serve giusto quando vuoi una sfida vera e propria e i mob non saranno più all'altezza perché comunque comandati da un'IA, tra parentesi, passatemi il termine, abbastanza deficiente, se proprio vogliamo dirla tutta. Però è comunque facoltativa, il gioco non sarà arrivo al 28 e poi cosa devo fare? Ah, soltanto il PvP, l'ennesimo sparatutto online. No, sarà opzionale la cosa. Mio parere riguardo al crogiolo in generale? Mi piace come ambientazione, penso si fosse capito già nei pochi minuti di video che avete già visto, però mi piace, sono veramente soddisfatto. Questo anche perché le mappe sono piacevoli da giocare, le trovo ben strutturate, non semplici, non troppo complesse, giuste. Quindi diciamo che nel complesso sono soddisfatto, ma ormai diciamo questa soddisfazione era già presente nella beta e lo è ancora adesso, visto che è rimasto praticamente invariato. E questa è una cosa buona, vuol dire che nella beta già avevano fatto vedere qualcosa di bello e che è rimasto tale. Detto questo, ragazzi, io vi invito a lasciarmi un vostro commento dicendomi cosa ne pensate, chi l'ha provato, chi lo vuole provare, come si pone davanti appunto a questo crogiolo, davanti a questa modalità PvP multiplayer, se così la vogliamo definire. Io come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un commento, un voto, iscrivervi se non l'aveste ancora fatto. Passate al secondo canale dove sto caricando tutte le guide, per esempio le casse d'oro, i collezionabili, i trucchetti, cazzi e mazzi, il let's play sempre su Destiny, e dove forse caricherò qualcos'altro sempre inerente. La componente multiplayer la lascerò sempre su questo canale, presumo gameplay o cose del genere, ma tutto il resto sarà sul secondo. Detto questo, io vi saluto e noi ci sentiamo tra 2 giorni. Ciao a tutti, ragazzi!